Con la Serie A 1 maschile, terza giornata, girone 1, l'Empire pareggia 3-3 con il Circolo Castellazzo Tennis Club. Risultati parziali, velocemente: Brizzi batte Ghedin 1-6, 6-2, 2-0, ritiro di Ghedin. Vanni batte Minar 6-4, 0-6, 7-5. Di Meo batte Montenè 6-3, 6-4. Ancora in forma Giulio Di Meo, porta un punto preziosissimo all'Empire. Veronelli batte Colla 6-3, 6-2, nei doppi Di Meo e Veronelli battono Montenè e Colla 3-6, 6-3, 10-5, Brizzi e Vanni battono Luddi e Minar 6-2, 6-1. Passiamo al Tennis Club Alba che batte il Tennis Club Pistoia 5-1. Ajek batte Prader 6-4, 6-3, Vico supera Bianchi 6-1, 6-1, Ager batte Bagnozzi 6-4, 6-4, Grugnola batte Ciriolo 6-3, 6-3. Grugnola e Vico superano Ager e Prader 6-4, 6-4, Bagnozzi e Ajek battono Ciriolo e Ventavolli 7-6, 6-4. La società Tennis Bassano batte il comunale Anzio, sezione tennis, 6-0. Lopez batte Alessandro Piccheri 6-0, 6-3. Torresi supera Natali 6-0, 6-3. Lorenzi batte Francesco Piccheri 6-2, 6-2. Aldi supera Dacol 6-4, 6-4. Lorenzi e Lopez battono Natali e Faconda 6-2, 6-2. Aldi e Torresi superano Dacol e Piccheri 6-1, 6-2. Passiamo con la classifica, 7 punti la società Tennis Bassano con 3 partite giocate a 6 punti, con 2 incontri giocati al Tennis Club Alba. A 4 punti il Capri Sports Academy con 2 partite giocate, a 4 punti anche il Castellazzo Tennis Club con 3 partite giocate, il comunale Anzio è a 3 punti con 3 partite giocate, a 1 punto è l'Empire Roma con 2 partite giocate. Chiude a 0 punti il Tennis Club Pistoia. Passiamo al girone 2. La società Canottieri Casale batte il Tennis Club Udinese 4-2. Ase batte Viola 6-4, 6-2. Burzi supera Iannuzzi 6-3, 6-3. Comisso batte Pastorino 2-6, 6-2, 6-1. Grossi batte Bosa 6-2, 7-5. Iannuzzi e Viola superano Asse e Grossi 6-3, 3-6, 12-10. Burzi e Bella battono Comisse d'Appio 6-0, 6-1. Geovilla Sporting Club Olbia Tennis Club Sarnico 2-4. Sirianni batte Galvani 7-6, 6-3. Giraudo supera Bracciali 4-6, 6-2, 6-4. Van Schemping batte Denconi 6-3, 6-1. Dell'Acqua supera Pedrini 7-6, 6-4. Sirianni e Van Schemping battono Dell'Acqua e Galvani 2-6, 7-5, 10-8. Bracciali e Denconi superano Pedrini e Stoppini 6-0, 6-3. E passiamo alla Canottieri Aniene che batte per 5-1 il Circolo Tennis Santa Battisti Trentino. Esordisce nella squadra guidata da Sergio Soderini Coach Schreiber, il tedesco, che batte Stoppini in 3 set 2-6, 7-5, 6-4. Cipolla batte Gotti 6-3, 6-3. Di Mauro supera Travaglia e arriva il punto di Di Mauro 6-1, 6-2. Peccheri batte Santo Padre al terzo set, al tie break 6-2, 4-6, 7-6. Nei doppi, vittoria dell'Aniene con Coach Schreiber e Cipolla che superano Azzaro e Peccheri 6-3, 6-4. Santo Padre e Di Mauro hanno la meglio su Stoppini e Travaglia 6-1, 6-3. Andiamo con la classifica. Riposava in questa giornata il Tennis Club Schio. La classifica vede a 7 punti con 3 partite giocate il Tennis Club Sarnico. Ancora l'Aniene con 7 punti, 3 partite giocate. Con 2 partite giocate 6 punti è il società Canottieri Casale, con 3 partite giocate 3 punti è l'Ata Battisti Trentino. Il Geovillo ha già giocato 2 partite e ha un punto. Un punto anche il Tennis Club Udinese con 3 partite giocate, chiude con 0 punti, 2 partite giocate il Tennis Club Schio.